iPhone 5S nel 2022. Ha senso? No, ovviamente no. Ma non è questa la domanda. E allora, qual è? Come dice Wikipedia, l'iPhone 5S è uscito nel lontano 2013, ben 9 anni fa. Di certo nessuno oggi si è svegliato dicendo voglio cambiare telefono, sai cosa mi prendo? L'iPhone 5S. È invece molto probabile che uno dei nostri vecchi, vecchissimi 5S giace in un cassetto dimenticato da tantissimi anni. E quindi la domanda è, ci posso ancora fare qualcosa con questo iPhone di 9 anni fa? In questo video di Esperimenti in Garage lo andremo a scoprire. Qui sulla scrivania ho 3 iPhone, il 5S, il 6S e il 7. Sono usciti rispettivamente nel 2013, 2015 e 2016 e l'iPhone 5S per gli standard di oggi è minuscolo. Sarebbe anche interessante fare un confronto tra un iPhone 4 e un iPhone 14 Pro Max. Però su questo canale non c'è troppo budget. Restiamo quindi su 5, 6S e 7. Andiamo subito a vedere quale versione dell'iOS c'è installata in ciascuno di essi. Nel 5S siamo arrivati al 12, mentre nel 6S e nel 7 siamo arrivati al 15. Assieme all'iPhone 14, quest'anno è stato rilasciato l'iOS 16, ma nessuno di questi 3 telefoni supporta il nuovo sistema operativo. Indubbiamente l'aggiornamento del sistema operativo impatta tantissimo sull'usabilità di uno smartphone. Ogni anno vengono aggiunte nuove funzioni, inserite patch per la sicurezza, e quando un iPhone comincia ad avere un processore con diversi anni sulle spalle, l'esperienza rischia di diventare sempre meno fluida. I teorici del complotto direbbero anche che all'uscita di un nuovo iPhone il sistema operativo viene scritto in modo da rallentare deliberatamente i modelli più vecchi e chissà, potrebbero anche avere ragione. Ma quindi, con questo 5S ci si può fare qualcosa o no? Sì, qualcosina sì. Proviamo a guardare un video su YouTube, tra l'altro non ho nemmeno installata l'app, quindi vado sull'App Store e la installo. Potrei diventare vecchio? Teorici del complotto? Magari avete anche un po' ragione. Mi sono accorto adesso che l'app di YouTube richiede iOS 14 o successiva, mentre noi siamo alla 12 sull'iPhone 5S. Ciò nonostante l'app si sta installando lo stesso, magari sta installando una versione precedente compatibile con questo sistema operativo. Alla fine si è installata, si sta anche aprendo. Continuo con il mio account. Ok, faccio partire lo stesso video in tutti e 3 i telefoni. Lo metto a schermo intero. E sembra fluido tanto in questi nuovi telefoni quanto nel 5S. Bene, prova YouTube superata. L'altra cosa che può essere interessante da verificare è vedere quanto tempo ci vuole per sbloccarlo con l'impronta digitale. iPhone 7. iPhone 6S. iPhone 5S. Direi molto bene, veloce, quasi come gli altri. Ultima cosa importantissima da testare, come fa le foto e i video. Apriamo l'app della fotocamera in tutti e 3 i telefoni, flash e HDR disattivato in tutti i telefoni, scatto. Allora, in realtà la differenza è abissale anche solo tra il 6S e il 7. Nel 5S probabilmente c'è la telecamera anche un po' ruotata sotto il vetro, forse è entrata della polvere, ma sembra ci sia la macchina del fumo accesa in questa stanza. E ripeto, la cosa che più mi impressiona è il salto di qualità tra la foto fatta col 6S e il 7. Quella col 7 è molto molto più nitida. Sempre con la camera frontale, ora provo i video. E anche a livello video direi la stessa cosa, 5S una spanna sotto il 6S e il 7. Ora però proviamo la telecamera principale. Il 5S arriva a registrare solo fino al Full HD, mentre dal 6S in poi si può registrare anche in 4K, ma io ho comunque impostato anche i nuovi telefoni in Full HD ma ad un frame rate più alto. Andiamo sull'app della fotocamera. I video col 5S vengono proprio bene. In realtà questo povero telefono mi è caduto un sacco di volte, entrata della polvere nella telecamera, non mette più a fuoco, quindi le ha tutte, poveretto, più di così non riesce a fare. Ne approfitto anche per fare una foto, ma il risultato è sempre quello. Il video col 6S direi che è decisamente un altro pianeta. Meglio i colori, meglio il contrasto, meglio la nitidezza, meglio anche il fatto che non ci sia la polvere nella telecamera e meglio anche la fluidità, perché questo è un Full HD a 60 frame a differenza del Full HD a 30 frame dell'iPhone 5S. E anche qui faccio una foto. Ultimo, iPhone 7. Pulisco la lente anche di questo iPhone e mi fa tornare in mente il fatto che questa lente sia spaccata a metà. In ogni caso però la resa dell'immagine mi sembra buona. Assolutamente simile all'iPhone 6S sia per quanto riguarda i video che le foto.
Solo con un accurato confronto side by side possiamo cogliere qualche lieve differenza tra il 6S e il 7, però ricordiamoci che questo video è per l'iPhone 5S, quindi non rubiamogli la scena. I video del 5S sono una spanna sotto. Quindi, per cosa lo uso a livello pratico questo vecchio iPhone? In realtà lo uso per controllare a distanza, ad esempio, la GoPro. L'app della GoPro, per fortuna, è ancora ben supportata, quindi posso collegarci la mia GoPro via Wi-Fi e avviare e fermare i video a distanza. Diciamo che questo è l'utilizzo principale per i miei vecchi telefoni, ovvio che posso anche navigare su internet, guardare video su YouTube, ma sono tutte cose che posso fare meglio su uno schermo più grande con l'iPhone che uso di solito oppure con l'iPad. Si potrebbe usare il 5S come telefono principale? Sì, nulla ce lo impedisce, però se un'app ci mette 30 secondi ad avviarsi, diciamo che i nervi saltano in fretta. Ma se in questo esatto momento il mio 6S morisse, il telefono di backup in cui inserirei la mia SIM sarebbe il 5S alla sua sinistra. Perché il 7 qui al microfono rotto e non posso neanche fare una chiamata. Ok, siamo arrivati in fondo anche a questo video. Come sempre consiglio di iscrivervi al canale, di seguire la pagina Instagram di Red Studios e come sempre vi do appuntamento al prossimo episodio, sempre qui ad Esperimenti in Garage. Ciao ciao!